E non finisce mai la polemica tra il sindaco Giordani e Massimo Bitonci sul nuovo ospedale. L'ex primo cittadino fa una proposta precisa. La mozione dell'opposizione sul nuovo ospedale doveva essere discussa lunedì sera in consiglio comunale. Ad un certo punto però il sindaco Giordani si è assentato e Bitonci ha ritirato la mozione accusandolo di defilarsi da un tema tanto importante. Ma vediamo un Giordani che è presente ai tagli dei nastri o a riunioni che non servono assolutamente a nulla, come ieri quella dell'università, una riunione a Palazzo Moroni dove non si parla del tema più importante che è quello dell'ospedale. Poi non viene in consiglio comunale, non viene la sera in cui si deve parlare proprio della mozione sull'ospedale di Padova, ma noi giustamente l'abbiamo ritirata, non ci facciamo prendere in giro. Sergio Giordani dal canto suo minimizza la breve assenza dalla seduta consigliare. Ero impegnato in compiti, ma sono arrivato, poi dopo un'ora e venti sono arrivato. Mi è spiaciuto che l'opposizione e la minoranza sia uscita. Non so, avranno avuto altro da fare, non ho idea. Massimo Bitonci comunque insiste su una proposta precisa. Lei auspica una seduta, chiamiamola straordinaria, del Consiglio Comunale con la partecipazione del Rettore Rizzuto e del Presidente della Regione Luca Zaia? Sì, perché continuo a leggere, continuo a sentire dichiarazioni completamente avulse dalla realtà. Nel momento in cui Zaia, Rizzuto, il Direttore Flori, il Presidente della Quinta Commissione e magari anche Plebani, che è preside della Scuola di Medicina, vengono a dire che vogliono il nuovo su nuovo e non il nuovo su vecchio, non ce n'è più per nessuno. Quindi penso che i consiglieri a quel punto, anche lo stesso Lorenzoni che è professore universitario, insomma, dovrà prendere atto che l'università e la regione vogliono il nuovo ospedale e l'unico terreno disponibile è quello a Padova Est. In effetti non sembra sbagliata l'idea di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale cui partecipi il Presidente della Regione Luca Zaia e il Rettore Rosario Rizzuto. Potrebbe essere l'occasione per porre fine ad un'eterna discussione su dove fare il tanto atteso nuovo ospedale. Discussione, non dimentichiamolo, che dura da ben 21 anni.